La batteria ha dei conto. Ebbene sì, ragazzi, non ve lo sareste mai immaginato, perché comunque la batteria rimane lo strumento più bello del mondo, ma ha dei conto. Nel video dei pro della batteria, nel video dove ho spiegato perché la batteria fa bene, che tra l'altro vi lascio qui sopra in una scheda, mi avete riempito di commenti, anche se non siamo ancora arrivati a 200 commenti, comunque ci arriveremo presto. Vi dicevo, mi avete riempito di commenti dove mi chiedevate i conto, quindi ecco il video. Prima però di cominciare con questo video di protesta contro la batteria, vi invito a iscrivervi a questo canale, mi raccomando ragazzi, perché è importante per me, per te, per tutta la comunità batteristica. E vabbè, la pianto. Allora, partiamo da un conto un po' scontato, ma comunque che è giusto da dire. Anzi, questo conto si divide in due, e cioè si parla dell'aspetto live della batteria. Per prima cosa, la batteria ha un problema gigantesco, che è sia un pro sia un contro, ma in questo caso stiamo parlando dei contro. Quindi il montaggio della batteria, vi ricordate nel video dei pro vi ho detto la batteria è una figata perché è componibile. Noi come marca e modello possiamo avere la stessa batteria, ma una è gigantesca, l'altra è piccolissima perché possiamo mettere di togliergli i pezzi. Questo è una figata. Il problema è che nel momento in cui andiamo a montarla su un palco, in un locale, da qualche parte, diventa un casino, perché più è grande la batteria, più vogliamo suoni diversi dalla batteria, più ci mettiamo tempo a montarla. In più, ogni pezzo della batteria non è che sia piccolissimo. Se pensiamo ad esempio a un chitarrista vuole tanti suoni, vabbè, si prende tanti pedalini diversi, si porta la pedaliera ed è finita lì. Noi non possiamo. Se vogliamo anche solo un suono diverso e magari dobbiamo portarci un tom in più, tiene già tanto spazio. E sto parlando di un tom. Se vogliamo portarci un timpano, se vogliamo portarci un'altra cassa, un altro piatto, un altro che ne so, tengono tanto tanto posto. E questo è un problema, perché dobbiamo portarceli in giro, perché dobbiamo montarli, perché poi dopo averli montati i locali molto spesso non hanno un posto per mettere le custodie della batteria, quindi noi dobbiamo andarcele a riportare in macchina, ma la macchina l'abbiamo messa a 1 chilometro di distanza e quindi dobbiamo farci tutto a piedi. Troppo tragica. Quindi faccio un appello ai locali: abbiate un posto dove mettere le custodie per i batteristi. Inoltre, dato che stiamo parlando di locali, la batteria dai locali è sempre vista come il diavolo. Perché? Perché fa rumore. È vero, fa un suono, non è rumore, eccetera eccetera, ma per la gente comune fa rumore. E questo è un problema gigantesco, perché poi tante volte ti richiedono la batteria elettronica, tante volte richiedono i gruppi senza batteria apposta per non avere il problema del volume, e quindi noi dobbiamo cercare di adattarci. Questo è un contro gigantesco, anche se in realtà poi adattarsi non è un contro, tante volte può essere un pro. Il fatto di usare le spazzole al posto delle bacchette, il fatto magari di usare le hot rods, fa sì che si possa sperimentare, quindi questo non è così un contro. Però questo è sempre tutto in base al genere che facciamo. Se noi facciamo metal non possiamo andare a suonare con le spazzole. In più, altro problema della batteria, anche qua può essere visto come pro e come contro, ma molte volte è un contro, cioè la questione accordatura. Il fatto è che se noi pensiamo a qualsiasi altro strumento, o comunque gli strumenti con le note hanno l'accordatore, quindi se pensiamo a una chitarra, si attaccano all'accordatore, suonano la nota e la scordano finché non arriva un mi, e quando è mi però sanno che è perfettamente accordata. La batteria, non avendo le note, non essendo uno strumento intonato, è vero che può essere più facile accordare, perché vabbè, tanto non dobbiamo trovare le note, quindi ce lo accordiamo un po' come vogliamo. Però il fatto di riuscire a trovare un'accordatura sensata tra i tom, i timpani, il rullante, cassa, eccetera eccetera, non è così facile, proprio perché non c'è nessuno che ci dice tira ancora un po', tira ancora un po', basta, perfetta così, e poi tu suoni e suona bene. È vero che ci sono alcuni accordatori per la batteria che in realtà mi piacerebbe anche provare, perché non li ho mai provati, però comunque non è la stessa cosa di un altro strumento. Altro contro che mi è stato suggerito in un commento da non mi ricordo chi, magari poi lo metto qui. Lui mi ha scritto: secondo me per un batterista l'errore è imperdonabile. E in effetti è così. Perché? Perché il batterista tiene il tempo, no? Quindi il batterista suona un po' lo scheletro della canzone. Senza il ritmo della batteria tante volte il pezzo non sta su. Pensate ad esempio a un pezzo degli AC/DC. Se la batteria sbaglia, cade completamente il pezzo. Se sbaglia la chitarra o sbaglia il basso, ok, ha sbagliato, però nel momento in cui si rimette dentro la canzone va tutto a posto. Se sbaglia la batteria si rischia che tutti gli strumenti sbagliano, che tutti escano fuori dal tempo. Quindi è veramente un problema. I batteristi hanno una responsabilità gigantesca. Questo per alcuni potrebbe essere un pro perché si sentono fighi, ma in realtà dall'altra parte è un contro, perché appunto se siamo in giornata noi sbagliamo qualcosina, rischiamo di mandare in merda tutto.
tutto. Quindi, per ovviare a questo conto, mi raccomando ragazzi, non vogliate fare sempre i super fighi e fare sempre le cose super difficili e andare sempre fuori tempo per poi rientrare, perché anche se magari andiamo fuori tempo e poi rientriamo giusti, magari c'è il chitarrista che in quel momento non è super concentrato, esce di tempo e poi facciamo una figuraccia tutti. In più, studiate bene le parti, se fate cover, se fate pezzi vostri, mi raccomando, dovete sapere bene 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 la canzone. Forse siamo quelli che dobbiamo saperla meglio la canzone, perché non dobbiamo sbagliare assolutamente. Con questo non significa che dobbiamo suonare sempre con l'ansia di dire sbaglio sbaglio sbaglio, no, però suoniamo concentrati. Io faccio sempre un po' il paragone tra il batterista e il portiere in una squadra di calcio, perché alla fine in una squadra di calcio è la stessa cosa. Se l'attaccante sbaglia, babò, al massimo non ha fatto un gol. Se il centrocampista sbaglia, c'è ancora la difesa. Se la difesa sbaglia, abbiamo ancora questa possibilità del portiere, ma se il portiere sbaglia, gol. Nella batteria mi sembra più o meno la stessa cosa. Se sbagliano gli altri, in qualche modo possiamo ancora aggiustarla, ma se sbaglia il batterista è difficile. Poi, come ben sapete, soprattutto chi mi segue da più di almeno 6-7 mesi, quando decido di spostarmi ho dovuto farmi tutto questo studio qua, perché suono quello strumento lì. Perché se io avessi suonato un altro strumento, probabilmente non avrei dovuto farmi tutta questa roba. Perché? Perché ovviamente per suonare la batteria si ha bisogno di un posto apposta. Nel senso, non si può suonare la batteria in qualsiasi posto, non è che posso stare in casa, in cucina e suonare la batteria. Infatti, ad esempio, qui ho dovuto fare dei pannelli, mettere il bugnato qui sopra, eccetera, perché senza questi ci sarebbe stato un rimbombo gigantesco. E comunque ho dovuto cercarmi un posto che fosse abbastanza lontano dalle altre case, un po' isolato, in modo tale da non dare fastidio a nessuno, o comunque dare fastidio il meno possibile alla gente qui intorno. Perché neanche ve lo devo dire, ma il volume di questa batteria, e tante volte magari quando do lezioni, il volume di questa batteria più questa batteria che ho di fianco, che non vedete, è veramente tanto. Quindi questo è un conto gigantesco della batteria, ma lo sapevano già tutti, però bisogna dirlo in un video di conto della batteria. La batteria ha bisogno di un posto, quindi nel momento in cui comprate una batteria non pensate che sia finita lì, dovete anche farvi un posto. Quindi se non suonavate ancora la batteria, siete ancora sicuri di voler suonare la batteria? Io fossi in voi, sì. Collegandomi a questa cosa che vi ho detto del fatto che non basta comprare una batteria ma ci vuole anche un posto, l'ultimo problema gigante della batteria, non è l'ultimo, ce ne sono di più, però per me in questo video oggi è l'ultimo, se no stiamo qui fino a domani, è la questione costi. Allora, tanti dicono la batteria costa di più degli altri strumenti. Secondo me questo non è vero, nel senso, se compriamo una batteria che comunque suoni abbastanza e sia economica, paghiamo, non lo so, 400 euro più o meno, 400-500 euro. Se vogliamo comprare un altro strumento, parliamo di strumenti moderni, non di strumenti classici, perché sennò andiamo su di prezzi in modo assurdo. Ma se parliamo di chitarre, bassi, eccetera eccetera, più o meno alla fine siamo lì. Poi se andiamo su, alla fine magari la batteria possiamo anche pagarla 5-6 mila euro, ma ci sono anche altri strumenti da 5-6 mila euro. È ovvio che se compriamo la batteria con 6 casse, 150 tom e 30 timpani, allora ok, con la batteria si può andare su quanto si vuole come prezzo. Ma se rimaniamo comunque su una batteria standard, secondo me poi batterie oltre strumenti più o meno costano uguali. Il problema dei costi della batteria, secondo me, riguardano più che altro la manutenzione. Pensiamo a un chitarrista: alla fine un chitarrista deve comprare le corde e i plettri più o meno, poi magari deve comprare qualcos'altro, ma non credo, e non hanno lo stesso costo di tutte le pelli della batteria e delle bacchette. Soprattutto nel confronto tra plettri e bacchette è completamente diverso. Un plettro costerà 1 euro 50 centesimi, non lo so, un paio di bacchette meno di 8 euro non riusciamo a comprarle. Questi sono i problemi. E in più, ci capita di rompere un piatto, dobbiamo comprare un altro piatto e sono altri soldi. Quindi i problemi dei costi della batteria non sono, a mio parere, poi fatemi sapere qui sotto nei commenti, non sono il costo della batteria stessa quando la compriamo la prima volta, ma la manutenzione da farci dopo, le cose da comprare quando si rompono o quando sono usate da troppo tempo, quello costa tanto. Quindi io ho finito il video, ho detto tutti i contro che dovevo dire, quindi adesso direi che vi lascio anche un po' in pace, perché ve lo meritate dopo avermi ascoltato per così tanto. Io vi ricordo di iscrivermi qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questo video, se vi è piaciuto, se vi aspettavate altri contro, se vi aspettavate altre cose, fatemi sapere tutto qui sotto, mi raccomando. In più ditemene altri, cioè ditemi altri contro che secondo voi ha la batteria, ditemi pro, ditemi quello che volete, parlatemi di un po' di cose, così si crea un po' di discussione, di dibattito, non di discussione nel senso di litigate, ma di discussioni
costruttive. Oltre a questo vi ricordo anche di iscrivervi al canale, mi raccomando raga, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, se siete iscritti attivate la campanellina, se siete iscritti andate sui miei social Instagram e Facebook, se siete iscritti andate a iscrivervi anche sul sito GasTube, perché è ripartita alla grande, quindi trovate un po' di articoli sulla batteria, anche articoli sulla chitarra, ma andate a dare un'occhiata, ci mettete 3 minuti, tanto vi lascio direttamente il link qui sotto in descrizione, cliccate e andate a farvi un giro. Oltre a questo, niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao!